Questo video è stato prodotto da Contrados per Indio, Irving Galeotto, Mario Rossi, Paolo Bianchi, Giuseppe Verdi, Ludovico Arrosto, Giovanni Boccaglio, Le Gemelle Brutte, Alexandre Baric, due versioni cinesi pagate molto poco di Vauro e Vincino, il cugino di Martufello e un signore tedesco con i capelli bianchi. Ne sconsigliamo l'ascolto al pubblico più sensibile di panza e ai fan del buon vecchio umorismo tipo Pallottola Spuntata, che, si sa, le parolacce sono l'ultima spiaggia di chi non sa far ridere, proprio come l'autore di questa porcheria inascoltabile, cioè Francesco, che non sono io. Io sono Libri in Pillole e oggi più che mai ringrazio il cielo che non conosciate la mia faccia. Il Fantastomondico presenta Il colore venuto dall'ospizio. Lettura di Libri in Pillole. Quella che devo raccontare è una storia talmente orrenda che se non vi cagherete nelle mutande prima che sia finita, ve lo dico io, avete bisogno del numero di uno bravo. E non dico questo solo perché nel corso della mia terrificante vicenda mi sono fatto più volte la popò addosso, no. Mi chiamo Howard Phillips Gonadi, primario della casa di riposo Ambrosio Brasati di Cinisello Balsamo, Regno di Padania. Sono certo che alcuni fra coloro che leggeranno queste pagine disconosceranno il fatto stesso di averle mai lette, additandole come bassa letteratura scritta da uno sfigato. Mi attribuiranno con leggerezza ogni sorta di ingiurioso epiteto, mi daranno certamente del nazista e malediranno quella volta in cui si sono sporcati con la mia letteratura. Ma io vi dico che le loro sono idee baldracche senza fondamento. Cosa c'entra col mio orientamento politico il fatto che nel mio studio ci fosse un busto di Hitler? E poi non sono stato io ad auspicare in certe lettere il ritorno del Führer e a decantare la superiorità della razza ariana. Io non ho mai negato l'olocausto ebreo. È stato mio cugino, ecco, che si chiama come me e fa il mio stesso lavoro, certo, ma in un altro palazzo. Che stava proprio accanto a questo, ma è stato abbattuto la settimana scorsa. Come quello in cui lavoravo io, del resto, quando si dice coincidenza, eh? Il punto è che io so la verità. E la verità è che certi figuri si vergognano ad ammettere di essere dei gran piscialletto. Essi non sanno ammettere la loro debolezza, in quanto afflitti da mille sovrastrutture del maschilismo tossico, che sono la maledizione del retaggio patriarcale. Simo, questa cosa non c'è scritta nel testo. Vabbè, Fra, però questo ha appena finito di dire che è nazista. Sarai stufo anche tu che ti demonetizzano tutti i video delle prese per il culo, no? Dici così ci riabilitiamo agli occhi del pubblico moderno. Ma sì, oggi se non sei woke sei out. Cioè, hai capito, no? Posso parlare dai banco? No, meglio di no. Ok. Insomma, quella volta ero lì che mi scaccolavo in santa pace. Ero tutto contento perché finalmente ero riuscito a cacare. Ed erano mesi che non riuscivo a cacare come si deve, dannazione, finché non ho consultato i consigli dietetici contenuti nel famigerato grimorio, il Necronomicon dell'arabo pazzo Abdul al-Hazred. Lo avevo trovato a due spicci in un mercatino delle pulci una domenica e il giorno dopo lo portai in ufficio e lo posi con noncuranza accanto al water del mio bagno privato, ignaro delle conseguenze nefaste di quel gesto. Fu totalmente a caso che lo presi in mano un brutto giorno, sperando in una distrazione che stimolasse la mia pigra peristalsi. Non ci capivo un accidente, ovviamente. Era tutto scritto in una oscura forma di fandoniano antico, una lingua dalle sonorità cacofoniche che non auguro a nessuno di ascoltare. Mai. Provai ugualmente a pronunciare ad alta voce le prime righe di un capitolo che titolava «Deproduzione diarroica» e dalla mia bocca uscì una teoria fetente di suoni che parevano peti dal timbro molto profondo, peggio di quelli che mollo le volte in cui mia moglie mi costringe a mangiare dal suo sushi preferito. Mi spaventai, smisi di leggere, ma dovevo avere incontrato un anatema di sicura efficacia lassativa, perché una vibrazione improvvisa e violenta si impadronì delle mie budella e... sbra! Che liberazione indescrivibile, un sollievo al di là di ogni immaginazione.
che fetore apocalittico si diffuse per tutto il cesso. Senza neanche pulirmi, mi alzai per affacciarmi sul mio prodotto, pronto a inorgoglirmi per le sue dimensioni titaniche, ma fui colto da un senso d'orrore paralizzante quando vidi che la merdona che mi era uscita dal culo, apparentemente in un solo stronzo, era divisa in tre forme sinuose e nettamente distinte, che sembravano lettere o simboli arcani. Svelto, presi in mano l'antico tomo, quel terribile e blasfemo Necronomicon, e lo sfogliai fino a trovarveli disegnati, identici, precisi, alla fine del capitolo che avevo provato a leggere. Un riso di follia nervoso si impadronì di me, un po' perché forse presentivo la sequela nefanda di eventi che stava per calarmi addosso come una svuotata di pitale quando passi sotto ad un balcone al momento sbagliato, ma anche perché mi sentivo genuinamente felice di essermi liberato. Chi tra voi ha mai provato una crisi di stitichezza come quella da cui io ero appena uscito, durata oltre una settimana, sa perfettamente che possono uscirti dal culo anche i draghi, in certi casi. E tu ne sei contento perché, come si dice, meglio fuori che dentro. Un po' come trovare su YouTube l'audiolibro di una rottura di coglioni che ti devi leggere per le vacanze e magari lo trovi letto da cani, ma dannazione, sempre meglio che pestare uno stronzo, no? Ebbene, in quei giorni viveva nella clinica un vecchio che era stato abbandonato da qualche familiare sulla nostra soglia. Un vecchio matto che non ricordava il proprio vero nome, ma pretendeva lo si chiamasse Abbacucco, e delirava continuamente sulla fine del mondo e sulla venuta di certe divinità maligne che chiamava i grandi antichi, prima di cascare in terra schiumando e contorcendosi in grugniti e gemiti obbrobriosi. Lo mandai a chiamare perché guardasse la mia cacca, come presentendo che lui e solo lui sarebbe stato in grado di leggerne per me il sinistro significato, qualunque esso fosse. Il mio assistente, il dottor Randall, me lo portò subito, e quando si inclinò sopra la tazza... Il vecchio, non Randall, che è una specie di ritardato che il team del Fantastomondico ficca dappertutto perché piace ai bambini. I suoi occhi si spalancarono, leggendo le tre forme di sterco. «Escremento!» mormorò. «Porca merda, Abbacucco, vuoi forse dirmi che queste non sono lettere, ma sillabe?» Il vecchio Abbacucco non si mosse, poi mormorò ancora «Colore!» Ancora una pausa. «Marrone!» All'ultima sillaba un gran fremito si impadronì del suo corpo e il piccolo bagno si oscurò come avvolto da un velo di tenebre ed Abbacucco cadde come un sacco di patate rompendosi la testa sull'orlo della tazza. Non ebbi alcun dubbio sul da farsi, né lo ebbe il dottor Randall. Raccogliemmo il corpo decrepito dalla testa spaccata e grondante di sangue, lo portammo alla finestra del mio ufficio e lo gettammo di fuori, nel vuoto. Poi ci versammo due bicchieri di scotch e ci sedemmo, in attesa degli effetti della nostra azione efferata, certi di avere agito nel giusto. Ma ci sbagliavamo. Quando un tanfo orripilante venne dal cesso, corremmo a vedere che diavolo stesse succedendo, e fu allora che lo vedemmo. Dalla tazza spuntava un mostruoso viluppo di serpenti di merda, alto come un uomo, emanante un lucore diarroico e un fetore mortifero che ci fecero girare la testa. Strillando, corremmo a nasconderci sotto la scrivania dello studio e lì restammo in attesa per alcune ore, dapprima tremando, in preda al terrore più assoluto. Poi semiassopiti da un gran torpore indotto dalla puzza che ora infestava tutto l'ambiente. Quando ci riavemmo, usciti dal nascondiglio, a me riuscì a stento di trattenermi dal vomitare all'istante, al contrario del dottor Randall, che si smerdò tutto il camice. L'intero ufficio era coperto da una patina marrone e traslucida che puzzava come gli intestini marcescenti di mio zio Franchino. Come faccio a sapere che quell'odore era lo stesso degli intestini di mio zio Franchino, vi consiglio di non domandarvelo neanche per un secondo. Cercai di aiutare il mio assistente, che rantolava piegato in due, postura per lui inevitabile del resto dato che era gobbo.
Insomma, tentai di aiutarlo a essere un po' meno gobbo e fu in quel momento che alzò la testa ed io vidi su di lui i primi effetti della maledizione fecale. I suoi occhi erano del colore e della consistenza della diarrea e gli colarono fuori dalle orbite con disgustosa arroganza. Il dottor Randall urlava come un porco sgozzato. Per questo decisi di porre fine alla sua sofferenza, conducendolo alla finestra come fosse stata la porta, per poi spingerlo di sotto a far compagnia al vecchio Abbacucco. Mi precipitai allora fuori dallo studio, intenzionato a perlustrare la struttura, la quale era tutta coperta dalla patina merdosa che ho già descritto. Non tardai a trovare che tutti i degenti, i dottori e gli infermieri, tutti quanti, avevano subito una sorte molto simile a quella del dottor Randall, se non peggiore. Defenestrazione a parte, si intende. Vidi arti trasformati in tentacoli di cacca, volti mutati in stronzi, mucchi di merda ambulanti che prima erano stati esseri umani, con una personalità e una voce propria, che ora mi si rivolgevano tutti con lo stesso timbro atono, con frasi che denotavano totale estraneità al terrificante fenomeno che li stava colpendo. Buongiorno, dottore. Come sta oggi? Sono pronte le analisi della signora Invernizzi. Non so come mantenni il sangue freddo e uscii dal palazzo. Il vecchio Abbacucco e il dottor Randall, trasformati in zombie di merda, tentarono di sbarrarmi il passo, ma io li attraversai estenuato, senza curarmi di essermi tutto insozzato, ma continuando a correre come un pazzo, guardandomi alle spalle solo per un istante fugace, in cui vidi la mia casa di riposo tutta marrone. Sapevo che se avessi raccontato la faccenda in giro in cerca di aiuto, nessuno mi avrebbe creduto. Così pagai una cifra considerevole al signor Wang, un noto tabaccaio e abortista cinese di mia conoscenza, che per una manciata di noccioline e una gomma da masticare usata mi vendette una quantità di fuochi d'artificio e mandò i suoi bravi a posizionarli un po' dappertutto per il quartiere. Attaccata la musica giusta, diedi fuoco alla miccia. E quella fu la fine del colore venuto dall'ospizio. Avete assaporato Il colore venuto dall'ospizio, una merda annunciata by Il Fantastomondico. Lettura di Libri in pillole. Musica di Zero, copyright free music, e Kevin MacLeod. Se avete gradito questo schifo travestito da speciale di Halloween, mi raccomando, mettete like, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi, merdine maledette, e non dimenticate di sostenermi. Potete farlo con una donazione, una tantum, abbonandovi o commissionandomi una lettura personalizzata. Tutte le info indescrivibili in descrizione.